Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di un piccolo trucco, come non prendere freddo con le scarpe da ciclismo quando fuori fa veramente freddo. Allora, ci tengo a precisare che questa non è farina del mio sacco, ma è un consiglio, un suggerimento dato da un grande ciclista. Di chi sto parlando? Di un ragazzo che è campione regionale del Lazio su strada. Vince gare in mountain bike con bici degli anni 90 con ruote da 26. Vince gare da ciclocross con bici da due spicci. E inoltre, in tutte le gare che ha partecipato, arriva sempre nei primi 10. Se non è grande lui, ditemi chi è. Di chi sto parlando? Di Maurizio Morelli, ragazzi, che quest'altro video saluto. Ciao Maurizio e grazie del consiglio che mi hai dato. Adesso ragazzi, seguitemi, vi faccio vedere come si fa. Ok ragazzi, una volta che avete messo bene la scarpa, cosa fate? Prendete la pellicola trasparente e la avvolgete sulla scarpa in questo modo. Fate un po' più strati, così non si strappa, e poi la strappate. Ovviamente sotto nella tacchetta si strapperà non appena metterete il pedale. Comunque, se non vi piace in questa maniera, potete mettere anche la calza. Voi ragazzi, la scarpa impermeabilizzata e come dice sempre il grande Maurizio Morelli, pollice in su sempre. Ciao ragazzi, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, è gratis.